che riceve il pallone, tocca per Vatrella, Vatrella per Procopio, Procopio tocca verso Marco Voci, solo Marco Voci! Che sta per essere effettuata, Procopio scambia con il numero 2 fiorentino, arriva la palla, Marco Voci! Ed eccoci ora con mister Scidà del Bivongi. Innanzitutto complimenti per l'approccio tattico a questa partita. Avete pressato il Montepaone laddove impostava l'azione, quindi nessun timore reverenziale. Assolutamente, perché siamo una squadra che purtroppo stiamo giocando così. La cosa vergognosa è che oggi il Montepaone, secondo in classifica, ci ha vinto senza calciare una volta verso la porta nostra, perché il primo gol è un fuorigioco mastodontico, vergognoso. Non è una critica nei confronti dell'arbitro, perché sul fuorigioco ci mancherebbe, l'arbitro non può vedere. Il secondo ma a partita chiusa, perché 11 contro 10, un piccolo errore del nostro portiere, ci sta, però credo che oggi non si sia vista la differenza di classifica sul campo, anche perché noi abbiamo avuto 3-4 nitide occasioni da segnare per andare in vantaggio. E come ha detto lei, non abbiamo avuto nessun timore, siamo venuti qui a giocarci la partita perché non avevamo niente da perdere, la seconda in classifica, anche se oggi non si è visto, perché ripeto, non ha tirato una volta verso lo specchio della porta, ci sono le immagini, quindi chiunque può vedere se sto dicendo la verità o meno. E soprattutto un ottimo Fuda, che mi sembra sia anche fuori quota, insomma un portiere, l'abbiamo paragonato un po' a Donnarumma con le dovute misure. Sì, peccato che purtroppo rispetto a Donnarumma lui lavora e quindi non ha il tempo per potersi allenare per bene. Credo che tutta la squadra oggi, se dovrei scegliere un migliore in campo, non avrei che scegliere veramente, perché hanno fatto veramente una grossa prestazione. Il peggiore, credo, ma non per criticare, è stato l'arbitro, soprattutto sull'episodio della mia espulsione, perché un giocatore che ammonisce lo fa uscire fuori per poi rientrare e mi dice che devono battere il calcio d'angolo a gioco fermo, non lo fa entrare. Io non credo nella malafede degli arbitri, ripeto, per l'ennesima volta ho una figlia che fa l'arbitro. Allora bisogna dare fiducia a questi arbitri, però la domanda è: il Bivongi a questo punto dovrebbe salvarsi, merita almeno la prima categoria? Il Bivongi deve lavorare, deve giocare partita per partita per cercare di tirarsi fuori, perché credo, non è una presunzione questa, che merita assolutamente la prima categoria, perché siamo una squadra che giochiamo a calcio, che ha visto la partita, che la può vedere in televisione, se è stata registrata lo può vedere, la può vedere tranquillamente, a cospetto del Montepaone, che credo abbia messo diverse squadre in difficoltà. A noi oggi i punti di differenza non si sono notati. Mister Pisano, ancora una volta la freddezza, la voglia di giocare sempre la palla e di arrivare poi al risultato con tranquillità anche se il tempo passava, è stata un po' la vostra caratteristica? Sì, è quella che ci deve contraddistinguere fino alla fine di questo campionato, perché credo che solo così possiamo mettere in evidenza le nostre qualità, e quindi eravamo consapevoli oggi che più delle altre gare ci voleva grande pazienza, perché comunque incontravamo una squadra in condizione, una squadra che con le prime classifiche aveva fatto punti con tutte, tra andata o all'andato e al ritorno, e quindi noi sapevamo che ci poteva essere il classico sgambetto o trappola dietro l'angolo. Quindi siamo stati, secondo me, bravi ad essere pazienti, anche se ancora sbagliamo un po' troppo sotto porta, perché creiamo una grossa mole di gioco, eppure la stiamo sbloccando sempre alla fine la partita. E ogni grande squadra ha poi bisogno di un Dybala e voi avete Marco Voci. Sì, Marco deve continuare così come sta facendo, e ringraziare ovviamente il lavoro dei compagni che lo mettono sempre nelle condizioni di segnare parecchio, visto che oggi è arrivato addirittura a 19 gol, quindi bisogna fare i complimenti al ragazzo e a tutti i compagni che lo mettono nelle condizioni di fare la grandissima stagione che sta facendo, ma non avevamo dubbi su questo perché conoscevo perfettamente le qualità di Marco, non c'erano dubbi. E allora, nelle ultime 6 partite della regular season, ora tranquillità, sangue freddo e grande tecnica. Sì, senza dubbio, bisogna essere soprattutto tranquilli, perché comunque sono 6 finali, e addirittura se ci avessero detto all'inizio del campionato che ci saremmo ritrovati a 6 partite alla fine a giocarci il campionato, probabilmente non ci avremmo creduto. Adesso che ci siamo non vogliamo mollare assolutamente, vogliamo essere nelle condizioni di giocarci tutte le nostre possibilità fino all'ultima gara. Se dovessimo riuscirci sarà una grandissima, una grande festa.
ma se non dovessimo riuscire saremo i primi a rimboccarci le maniche e a capire dove abbiamo sbagliato per migliorare.